Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 21 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sensibilità sotto attacchi, ma che efficienza. Con la luna compressa nella dodicesima casa, quella dove trionfano rinuncia e silenzio, la sensibilità è quasi inesistente. Poco vi importa di quello che accade nel mondo e forse anche a voi stessi, l'essenziale è produrre, sbrigarvela in fretta e correre via incontro a persone sulla stessa lunghezza d'onda. Intanto organizzandovi, ora che siete così carichi, spesa e faccende le fate già in serata, per tenervi liberi domani e fuggire via appena usciti dall'azienda, per afferrare l'onda lunga di questa estate infinita, finché dura. A tale scopo sempre appetibile la casetta delle vacanze, a poche ore di distanza dal vostro appartamento ma è già sufficientemente lontana per staccare la spina e cambiare ritmo. Vari problemi del momento, dalle frizioni con il capo, alias Marte allo Zenit, che vi tiene il fiato sul collo, ma in compenso vi paga profumatamente, alle gaffe e ironie alle quali gli amici reagiscono male, certe battute fatte solo per ridere vanno di traverso. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Rapporti con colleghi e soci difficili con tante incomprensioni e malintesi, cercate sempre la via migliore per restare in rapporto cordiale con tutti. Oggi sostenete le vostre ragioni con tutte le vostre forze, e non badate se qualcuno si mostrerà seccato nell'ascoltarle. In fondo sa che avete ragione solo che ammetterlo gli fa male, tanto male. Nuove possibilità di contatti importanti e positivi con finanziarie e banche favoriti da un Urano carico di energia, per chi è in procinto o ha l'idea di richiedere un prestito è l'ideale. Meglio cambiare stile di vita se quello attuale vi provoca stress e affaticamento, provate anche a regolarizzare la dieta alimentare e ne trarrete certamente benefici. Vantaggi dal comunicare e dallo scrivere. Molto bene ciò che farà in segreto. Giorno per abbellire la casa. Sii più affettuoso con la persona amata. Non abbiate fretta nel concludere e non dite subito di sì, prendetevi il tempo necessario e decidete davvero secondo il vostro cuore ma assistito dalla mente. La decisione che vi si para incontro è troppo importante per essere presa superficialmente. Quanti pettegolezzi inutili sul vostro conto, e pensare che basterebbe poco e una piccola dose di buona volontà per stroncarli. Fate attenzione che questi pettegolezzi non diventino calunnia. Su una questione d'amore avete pienamente ragione, ma protestarla sempre e costantemente non vi aiuterà a colmare il vuoto che si è creato tra voi. Giornata piacevole. Qualcosa che desideri da tempo potrà arrivare. Ottimismo. Un amore di vecchia data ti potrebbe contattare. Giornata serena anche se in serata potresti avere qualche contrattempo. Anche chi pensa di essere solo, forse dimentica che i suoi amici sono lì vicino. Alzate il telefono e chiamateli, uscire di casa con loro vi farà bene per scollegarvi un poco dai vostri affanni. Tutto finalmente comincia ad avere un senso e quello che in passato vi faceva soffrire adesso è a vostra disposizione per essere archiviato. Se avete appena trovato un buon lavoro e oggi è il giorno di paga, forse è il caso di ricompensare tutte le persone che vi sono state vicino e che vi hanno aiutato nel vostro cammino, portandole a mangiare qualcosa fuori. Avete le doti giuste per trascinare la folla dalla vostra parte, quindi in questa giornata, sia che siate in vacanza, sia che siate già tornati al lavoro, sarete degli ottimi leader. Urano e Plutone vi favoriscono spudoratamente, in special modo se siete nati nel mese di settembre. La carriera balza in primo piano, diventando il settore che occupa tutti i vostri pensieri e i progetti nell'arco di questa giornata. Si possono prevedere inattesi colpi della buona sorte, miglioramento delle condizioni economiche, anche moderati aumenti di stipendio. Per alcuni la gratificazione è di tipo morale e i riconoscimenti vanno tutti alla vostra competenza e alla grandissima professionalità dimostrate di recente.
Per quanto riguarda il fitness siete un po' stanchi per i tanti impegni e le incombenze quotidiane. Se ne avete la possibilità, è quanto mai opportuno in questo periodo concedervi il relax di un breve viaggio o una gita in campagna. Queste giornate sono di recupero perché, come spiegato più volte, agli inizi di questo mese di ottobre c'è stato un calo. Molti sono stati in ansia per un progetto, altri hanno vissuto un momento di nervosismo, quindi la cosa che bisogna fare tra oggi e domani è cercare di recuperare un buon tono fisico. Migliorerete di molto le vostre conoscenze in questa giornata, ma non potrete di certo lasciare che le cose prendano una piega differente, rispetto a quello che avevate immaginato. Dovete sempre mantenervi entro un certo limite e non valicarlo mai. Insomma, non sarà così semplice come avreste voluto, ma il risultato varrà pienamente i vostri sforzi. Giornata no, tranne il settore finanziario, ringalluzzito dal Sole, Mercurio e Venere, tutti molto positivi, pronti a segnalarvi guadagni facili e acquisti azzeccati, all'insegna della qualità e del risparmio. Mangiare giusto come quantità e qualità è una garanzia di salute, argomenti al quale siete sensibilissimi, soprattutto oggi, con la Luna imbronciata in dodicesima casa e come ormai da mesi Marte allo zenith, che facilita l'arrivo di emicranie o di tensioni sopra le righe. Amore ed Eros. Sentimenti sotto controllo, sono altre oggi le vostre priorità, in primis gli affari, quindi gli spostamenti e i contatti col pubblico, che sentite un tantino nervoso, o forse nervosi siete voi ma non ve ne accorgete. Cari Vergine, nel corso della giornata di domani sarete baciati dalla fortuna. Sarà una giornata positiva sia in amore sia nel lavoro, anche se dovete stare attenti a non lanciarvi in spese pazze. Non è proprio il momento adatto. Cercate anzi di spendere il meno possibile, rinunciando agli eccessi. Rancori che si protraggono da tempo potrebbero essere la causa scatenante di un litigio con il partner che non pare dare alla vicenda in questione la stessa importanza. Meglio chiarire la faccenda fino in fondo e una volta per tutte. Marte contrario nei nati della terza decade può limitare la carica emotiva, ma solo temporaneamente. Un bel Mercurio vi aiuta a spiegare le vostre ragioni e farvi comprendere dal partner, attenuando gli eventuali urti o le possibili incomprensioni quest'oggi. In serata la Luna nel vostro segno regala l'intesa totale nell'intimità dell'alcova. Lavoro e denaro? Il capo vi indispone e dovete stringere i denti per non mandarlo al diavolo. Poco interessati al contatto col pubblico. Oggi manifestate un lato grintoso e insospettato della personalità, oltretutto spericolato alla guida, andateci piano. Le tue idee sono buone, ma devono essere modificate, sembra che tu stia prendendo in considerazione solo una prospettiva. È il momento di guardare l'altro lato della medaglia e regolare la tua posizione di conseguenza. Se siete liberi professionisti, tutto si muove in una direzione positiva che facilita l'affermazione personale. Il Sole, coadiuvato da Mercurio, getta le basi di progetti ad ampio respiro che saranno destinate al successo. Benessere. Malumore, mal di piedi, mal di noia. Almeno finché non trovate un campo d'azione sul quale mettervi in gioco, sul lavoro non vedete l'ora di concludere per rientrare velocemente e magari ripartire. Per calmare la mente visualizzate un'onda azzurra che vi percorra da capo a piedi varie volte, lavando via tutte le tensioni e le angosce del momento, vi sentirete subito meglio. Vi siete messi in testa di farvi una cultura in fatto di salute e, scartabellando tra vari testi, forse trovate il rimedio che cercate a un piccolo fastidio che vi dà tanta noia e vi blocca in alcune attività. Per lei, che voglia di bruschetta o qualsiasi prodotto secco che faccia cric crack, sempre che bocca e gengive non siano sotto attacco infiammatorio, indizio che ultimamente avete straviziato. Per lui, voglia di grandi viaggi, cieli africani, profumo di spezie, ma per ora vi tocca accontentarvi di fantasticare, mentre vi fermate al semaforo nel vostro trafficatissimo quartiere. Colore delle emozioni, cannella. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze,
10, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.